buongiorno. Siamo arrivati all'ultima puntata della serie Prima di tutto. Guardate chi vi ha portato. Cominciamo questa bella ragazza. Guardatela bene però, guardatela bene. C'è solo lei, senza noi. Dai. Buongiorno, ecco. Buongiorno a lei. Chi è questa bella ragazza abbronzata? Libera D'Amelio. Nata? Foggia. Il non diciamo. Professione avvocato. Libero professionista, fatti specie avvocato. Beh, libera, libero professionista. Suona bene. Di qua, chi c'è? Chi c'è di qua? Arriva. Francesca Giorgini. Ma perché sento voi due abbronzatissimi? Cioè, è andato al mare? Quanto sì. Basta. Tu lo si fa abbronzatissima? Vogliamo inguardare anche il terzo ospite che c'è, appena possibile? Abbronzatissima, lo sai fare a volo? Buongiorno Loris, di mattina, su, tu sei a mezzogiorno, sveglia, il gallo ha cantato. Ma abbronzatissima, lo sai fare? Sì. E perché non lo fai? Vediamo se rientra nella lista del Vabbè, repertorio. Intanto io, perché guarda, se mo che ringuardano questi due, fanno schifo come sono abbronzati, scusa. Perché lui arriva al mare, lavora, tu sei un operaio, sei. Sì, sì. Allenatore sì. Operaio. Operaio. Che fai, arriva al mare? No, do una mano lì, cioè una mano. Mio nipote Vincenzo, quindi... Vincenzo, mio padre. No. Famoso Vincenzo, salutiamo? No. Sì, sì. Salutiamo, tu. Salutiamo Ciao. Tutta l'equipe del... Nova Vida Beach. Beach. Allora, signora, lei... Signora, credo me. Sì. La signora, tra l'altro, è donna di calcio, è avvocata, ma è donna di calcio, e per non farsi mancare niente si è sposato anche un calciatore, vero? Sì. Che si chiama... Girolamo. D'Alessandro. D'Alessandro. E voi siete arrivati in ritardo, lo sapete? Che dobbiamo fare, mo? Tutto questo sta accadendo in diretta. Allora, mo' aspettare 5 minuti? Fino a quando potete aspettare. Loro se ne vanno un attimo. Io poi parlo con voi e poi loro ritornano per il gran finale. Vi va bene? Vabbè. Poi vi diciamo chi sono, perché parleremo di... Ma l'avete portato l'allevatore, come si chiama? Il produttore, l'espositore. Che faremo una cosa bella, tesori fattorie, stiamo a tutte quelle cose, che i formaggi, i prosciutti, sì. Tu se poi... Poi devo raccontare una cosa in Giorgini, cioè anche se è una cosa privata. Poi torno da te, tanto tu stai qua. Aspetta. Tu rimani per tutta Paziente. La trasmissione. Allora, Perfetto. Giorgini era famoso che è magro, no? Sì. Magro, da lo spiego. No, da sempre, da quindi sempre non magro. È... Che faceva lui? Tutte le volte che ci invitava pure a mangiare, no? Sì. Allora la moglie cucinava molto bene, tutte le cose belle, no? Come si dice, manicaretti, che non so capire. E lui, la scamorza, il formaggio, il formaggetto, la scamorza, tutte queste cose, latticini, perché leggeri, eh? No, io ero tuttora un patito dei formaggi, sì, dopo però, invece... Che è successo? Mangia oggi, mangia domani, questi formaggi, fa e un giorno si è accorto che il colesterolo era... Lui era sempre magro, ma il colesterolo era volato. Sì, perché i formaggi parecchi sono grassi. Sono famosi quindi, per i colesteroli, i formaggi, una vero? Cosa che è una cosa che I piace. Vostri no, però questi sì. E quindi mo' è calato un po'? Sì, tutto allora, a posto. Voi fate un'avventura nel Giulianova ancora? Tu abbiamo iniziato? Sì, che hai fatto? Che... Di fresca nomina, responsabile... Bella, ecco, forse è riscaldata. Adesso mi sono un po' riscaldata. Ritrovata abbronzatissima? A due passi dal mare? Fermi tutti. Che significa lo troviamo? O c'è o non c'è? Vabbè, quando l'hai trovato mi fai un segno? Che la dedichiamo a questi due abbronzati qua. Libera, tu fai parte del Giulianova Calcio? Sì. Io non la chiamo città di Giulianova 1924. Giulianova Calcio, forma sincopata. Non ti importa niente. Allora, che sai, che ruolo c'hai? Responsabile marketing, addetto anche alla pubblicità e comunicazione. Ma come mai hanno scelto te? È una scelta elettiva che Perché forse... sei bella e brava? Spero l'ordine inverso, insomma. Brava e bella? Mi auguro, allora, o quantomeno di produrre effetti che positivi. Che devi fare? Devi procurare i soldi, devi sensibilizzare in maniera... gli imprenditori. Adesso... Le piacerà questa espressione, in maniera suadente cercherò di attirare interesse su questo progetto sogno che il Giulianova sta iniziando. Dando attirerà interesse su di sé, attraverso questo no, non su vuole, Giulianova, non ti no, piace no, non amo apparire. Diamoci del tu, io te lo do, se tu poi non vai io continuo col tu. Lieta di farlo, lieta di farlo. Posso dare del tu? È di Giorgini. Giorgini tra l'altro c'ha soltanto un anno meno di me. Sì. Sono del 49. E sono del 48. Quindi come vedi, lei è invece del? 75. E quindi quando fa, anzi può dire di una 37. Donna, quando ce n'hai? 37. 37. Sì. Entra la dici tranquillo. Quindi questa è nostra figlia. Nostra figlia.
L'età sì. Non ho l'età. Dai, trovate sta canzone. Allora, tu che... come mai? Chi è che ti ha chiamato? In realtà è nato in maniera forse... uso un'espressione un po' forte, casuale ma deterministica. La passione per il Giulianova è nota, nel senso che amo da sempre questi colori e questa... e la maglia del Giulianova. L'imprenditore Alfredo Gerardini, in un confronto dialettico che ci è stato diversi mesi fa, sondò la mia disponibilità. E quindi poi alcuni giorni fa, circa una settimana, 10 giorni fa, ci fu appunto un incontro, alla presenza anche dei colleghi Berardo D'Antonio e Vincenzo De Aducis, chiaramente con il placet del nostro primo cittadino, che ringrazio, sindaco e avvocato Mastro Mauro. Collega, Francesco. Allora. Sì. E da lì partita la mia... bella cosetta. Sì. E quindi tu... la mia disponibilità una è data. Donna. Una donna. Ti sei abituato tu con una donna in società, no? Ma adesso... prima no. Adesso... anche a Terni, stava a Terni. Sì, ci stava uno che lavorava lì dentro alla sede, diciamo, però no. Ma tipo segretaria? Era qualcosa in più della segretaria. Sì. Ma non era come lei? Vabbè, lei... No, chiedo. No. Fisicamente com'era? Era brutta. Lei è una bella ragazza. Chi? Quelle di Terni? Ah, no, quella. Non lei. Grazie, mister. Vabbè, però poi non dobbiamo, sarebbe... perché invece la professionalità non ha senso. Sì, infatti, invece di farti un complimento sarebbe riduttivo e continuare a insistere su quello. Ma è l'abbronzatura. No, io penso che no. È l'abbronzatura. A parte anche comunque la figura di una bella ragazza, a parte la presenza, è una laureata, quindi... però fa molto, questo sicuramente. Vedi, ancora influisce, Speriamo che non sia, ripeto, mi ripeto un attimo, non sia solo quello che poi giustamente venga esaltato, anzi. No. L'avventura, questa avventura... questo io lo chiamo sogno progetto, dalla fase ideativa a quella attuativa. Lei è la moglie di un giocatore, abbiamo detto, Giovanni Alessandro, che ha giocato il Giulianova l'anno scorso. Sì. Vi siete innamorati e sposati in maglia giallo rossa. Esattamente. E poi siete andati, lui è andato ad Andria e mo a Catanzaro. Sì, attualmente. Perché ci va la mandare a Catanzaro, così almeno mi illudo che sta qua, perché c'ha anche stessi Catanzaro, colori, quindi c'è una vicinanza di colori. Vabbè, allora... che si farà di questa avventura? Tu dopo tu. Puoi parlare da me? Sì, no. Tu vorresti parlare già, no? No. Bene, no. Il progetto è abbastanza... parla del progetto. Il progetto io l'ho definito sogno progetto perché da una fase ideativa, chiaramente adesso la fase attuativa è un po' più complessa, ma non complicata, perché fortunosamente gli animi sono stati sensibilizzati sia da parte delle istituzioni, sia da parte anche di noi per primi, e quindi c'è una positiva risposta della imprenditoria locale, almeno quelli che ad oggi abbiamo contattato, e anche fortunosamente soprattutto dell'anima del calcio giuliese, vale a dire della tifoseria. Il progetto è quello di restituire dignità al calcio giocato, di restituire il calcio alla città di Giulianova e di creare e di implementare anche delle infrastrutture comunque già presenti per consentire sin dai primi passi a chi vuole avvicinarsi al calcio e sino ad arrivare poi a livelli più alti di potere portare avanti questa passione di calcio giocato. Abbiamo scoperto questo campo di zona orti, che è bello. Sì, no, il campo adesso è bello. Questo castrum terrificante. No, è una cosa vergognosa. Il castrum è una cosa vergognosa. Non si è capito, una città che vive di calcio, siamo riusciti a fare un campo alternativo negli anni al castrum. Sì. Signora. E anche dal castrum si ripartirà. Mi è sembrato di capire l'altra sera nella riunione dei tifosi che è passata senza drammi questa ripartenza in eccellenza. Che dice lei? No, io penso che è normale. Giulianova non merita questa categoria anche per il passato, però arrivato a questo punto non è solo Giulianova, è successo al Teramo, è successo adesso a Piacenza, a Triestina. Tante di quelle società che si trovano in grosse difficoltà. A noi sembrava che non ci dovesse accadere mai. Purtroppo sono stati degli anni bellissimi, si deve ricominciare da zero, ma l'unica cosa è che c'è, che sta ritornando un po' l'entusiasmo. Alla fine la società è composta da gente di Giulianova. Giovani, tutti giovani. Tutti giovani, appassionati. Avvocato, c'è un po' più di tutti. Vai. Io penso che piano piano ritornerà a essere un po' coinvolto un po' tutta la città, anche se per il momento... Gli abbonamenti, già si parla di voler fare abbonamenti, insomma... No, ma infatti lo sento anch'io questo fatto qua. Il rapporto con la gente, il rapporto con le città, qualche abbonamento gratis, che serve in questo caso? E verrà portata avanti anche questa iniziativa. Non soltanto alle classiche autorità. Assolutamente, ai personaggi, ho saputo, insomma, un po' di nomi. Ma si sta studiando una formula per consentire ciò, chiaro.
E verrà attuato. Verrà attuato. Per un gioco bell'elenco, io l'ho visto, mi sì, piace. Sì. Lo dovete fare, tu vai. Lo faremo, chiaramente non possiamo già giocare a carte scoperte, perché no, vorremmo dare anche il gusto della sorpresa. Cioè, la sorpresa che qualcuno piacevole, non, ovviamente. Che so che qualcuno non te l'aspetta che gli arriverà. Arriverà. Allora. Fermi tutti, lei ha trovato questa canzone? L'abbiamo trovata, è in un medley che abbiamo deciso di fare. È un medley? Sì, che è abbronzatissima, sta insieme a? Con le pinne e fucile d'occhiali. Va bene. Abbronzatissima. È l'ultima canzone. Ma sei timido stamattina? No. Cioè, o sei assonnato, sei timido, preso dalla presenza della qui presente libera da me. Diciamo assonnato, che per le vie delle serate... Non l'ha fatto il complimento. Sì. Meglio, io avrei detto, sì, riconduciamo a seriosità la trasmissione. Sto soltanto guardando le gambe della D'Amelio, non l'ha detto invece, non inquadrate il le mio gambe applauso allora, giustamente. Alla professionalità, insomma. Certo. Senti, allora noi voi vi dovete, ci dobbiamo lasciare un attimo, bene, dobbiamo parlare di un'altra bella cosa, dove state con me sì, e poi sì, tornate. Però fermi, prima deve cominciare a cantare, poi vi potete alzare perché sennò ci inquadrano e così poi gli altri ospiti potranno intervenire. Allora un medley di canzoni che sono, nell'ordine. Con le pinne ci sta un ordine? Con le pinne fucile d'occhiali. Abbronzatissima. E l'ultima due mascalzoni e poi. E l'ultima sorpresa. L'ultima sorpresa. È sempre del periodo? Sempre del periodo. È periodo. Va bene. Tema estivo. Loris. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa lì giù, mentre tutta la gente assopita, sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata, un dolcissimo bacio d'amore. Tutta la gente assopita, sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amore. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciata con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti, respirare con me. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amore, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni riva al mare, non potrò dimenticare. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. È come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare,
stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare compattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stesso mare, stesso mare, insieme a te. Abbiamo cambiato scenario, non c'è più la libera. Lei sta al posto di quella bella ragazza. Che dobbiamo fare? Spero che siate lo stesso soddisfatti. Sì? È uguale. Allora, lui è il presidente della CIA, che non è quella americana famosa, no? Ma è... cos'è? Confederazione Italiana Agricoltori. Agricoltori. Presidente Roberto Battaglia. Sì. Abbiamo qui a fianco... Ma tu, scusa, ma pure tu c'hai incarichi politici? Ma come ti ricordate? No. Sì. No, ma tu sei segretario? Sono segretario, quindi non ho... Quindi che si intende? Consigliere e assessore? Sì, il problema è quello lì. Cioè voi non potete avere nel vostro entourage organizzativo chi ricopre cariche politiche. Sì. Esatto. E invece il segretario non fa parte. Esatto. Mauro. Esatto. Di Bonaventura. Tu sei di Tortoreto, sei? Tortoreto, sì. Va bene. Oh, il centrodestra fa male a Tortorella, ma questo dite sempre alla fine. Il centrodestra ha fatto male a Tortorella. Vabbè, ma non è questo il titolo della trasmissione che dobbiamo fare. Esatto, quindi lasciamo perdere. Salutiamo Generoso Monti, lo puoi salutare? Ciao caro. Ma sei caro tu. Allora, parliamo di tesori di fattoria. Scusami, ottimo Simone. Facciamo vedere il manifestone e poi parliamo di... Ditemi quando si vede, io sono coperto. È perfetto. È perfetto così? È perfetto. Io qua? Ok. Il massimo? Si vede tutto? Devo alzare? Tesori di fattoria. Tesori di fattoria, edizione numero 11. Undicesima edizione. Eccolo qua. Posso abbassare? Sì. Hanno visto secondo te? Sì, sì. Di che si tratta? Si tratta? Di che si tratta? È una mostra mostra mercato e degustazione di prodotti tipici, quindi... Presidente, lei per lei è la prima edizione, perché l'anno scorso era vice. Sì, io da presidente la prima edizione. La tua carriera? Carriera adesso. Da vice, presidente. È un impegno più che una carriera. Chiaramente io vado a sostituire Giorgio De Fabritis. Che salutiamo, dove sta? Salutiamo. Dove sta? A casa. Rifabbo, ciao caro. Ciao caro. E poi che... ci segue allora De Fabritis. Come no? Sembra un bello Bob Burbero. Burbero sì. Bene. Quando litigava con la di Pasquale, vero? Quando andrà a finire la storia? Beh, 0-0. Prego. Ma che poi se lo vorrà rincontrare, siccome sei invitato il 3... Viene lui? Sarà presente anche lui. Allora, 3-4-5. Tesori di fattoria. Giuliano Valito, Piazza Dalmazia, Corso D'Azario Sauro. Siete tornati al Lido. Sì, voi sì. Partiste dal Lido, poi insomma, l'amministrazione comunale vi spinse, no? al paese per valorizzare, cioè, ma che senso, una tante manifestazioni, centro storico, e quindi avete chiesto di tornare, avete chiesto, vi piace, gli espositori l'anno vogliono. Scorso per festeggiare la decima edizione tornammo al Lido, tornammo. Poi l'entusiasmo degli espositori ci ha costretto quest'anno vi ha costretto a rimanere al Lido. 3-4-5, in che cosa consiste allora questa manifestazione? Questa manifestazione ormai è arrivata all'11ª edizione, questo è sicuramente un fattore molto importante perché quando si tratta di enogastronomia, assicurare una continuità nel tempo vuol dire anche essere presenti sul territorio e soprattutto veicolare un messaggio ai turisti che in questo periodo frequentano le nostre coste. Enogastronomia perché una manifestazione essenzialmente incentrata sui nostri prodotti tipici che possono spaziare dal vino all'olio al formaggio ai lavorati carni. Negli anni passati abbiamo avuto la presenza di anche molti stand che si occupavano del fresco, adesso è diventato un po' più difficoltoso soprattutto il fresco ortivo.
Ortaggi. C'è un esempio. Allora, noi abbiamo anche quest'anno comunque una collaborazione con la Regione Abruzzo per quello che riguarda la presentazione e la divulgazione del pomodoro a pera d'Abruzzo. Che pomodoro a pera? Sì, non tutti sanno, ma è una varietà tipica della nostra zona. E ricordiamoci che i territori del Rosetano e soprattutto qui intorno a Giulianova fino a alcuni decenni fa erano fortemente votati alla coltivazione degli ortaggi, tra cui chiaramente anche questa varietà. C'era questo pomodoro sì, a pera. E ce n'è una varietà che praticamente... Com'è rispetto proprio... a quell'altro classico, quello tutto bello, eh? Quella a pera. Per ridere, non pensare a quello che non devi pensare. E allora, che tu ti vedo dagli occhi, ti vedo che sei malizioso. Allora, sono molto malizioso. Perché l'avete portato un esempio di... Dice sì, allora, dice sì, pomodoro a pera. Ma il sapore è uguale? No. È la bistecca del contadino, il pomodoro a pera. È la classica bistecca. La bistecca agricola. Bravo. Ma pane, me... olio e pomodoro. È la bistecca... Ah, che bella colazione pure, eh? Fantastico. La fate voi, no? Ovviamente. No, stamattina l'ho fatto colazione. Fatto. Ma ovviamente. Ma un bel cappuccino e cornetto, nessuno dice che lo fa, ma lo fate qualche volta, eh? Ma quando capita magari fra di noi che siamo un attimo impegnati in qualcosa che è al di fuori del mondo agricolo, sì, però normalmente la mia colazione... Lei stamattina vi dice che ha fatto. Pane, ecco. Olio e pomodoro. No. Io... No. Latte. No. Latte, vedi? Io latte. Con pomodoro a pera. Va bene quello. Oh, e poi quindi voi... Ma com'è sta l'agricoltura in provincia di Teramo? L'agricoltura in provincia di Teramo possiamo... Che c'è? Perché mi guardate? Ah, ecco appunto. Possiamo dire che si trova nella stessa situazione in cui versa l'agricoltura in Italia. Cioè, ci vai i giovani, attraversa vanno, un momento vanno, di difficoltà. I giovani. E quello è il problema nostro, che il 50%... Scusa, ti darò un attimo solo, poi non lo faccio sì. più perché mi dico questo viziaccio, perché mi viene in mente e poi mi dimentico. La facoltà di agraria va benissimo, lo sapete? Sì, sì, certo, collaboriamo. Collaborate. Certamente. E poi quelli molti vanno, fanno biotecnologie, ma c'è gente che torna in campagna perché... Sì. L'azienda dei pari l'ampliano, no? La fanno diventare più moderna, quindi ci vanno. Ed è un posto di posti sicuri, a parte che l'unico pericolo sono i temporali. Sì o no? Certo. Ma ci sta ancora quando si sparano i razzi contro le nubi per farle aprire, per evitare la grande? No, questo appartiene a un retaggio culturale del passato ormai. Ma no, fermi. Ma perché? Fino a che anno si è fatto? In alcune zone magari ancora si fa, però non è la tipicità della... Non è confermato, non è stabilito, ma ci no. riescono? Le aprono le nubi? Guardi, è un procedimento che ancora si usa, però non è tipico della protezione delle culture... Capito, ma quello si impaurisce perché un anno di lavoro può essere distrutto in pochi minuti. Sì, questo è vero. Allora, purtroppo l'azienda agricola è esposta. E questo è fatto. È esposta. Lo sa qual è la categoria di persone che sono colpite maggiormente da infarto? Agricoltori. Per tanti motivi. Sì, non so, ma anche per questo, perché uno improvvisamente ha lavorato un anno, fa 10 minuti di grandinata, esce e vede tutto per terra, i veri infarto. Non si può fare niente là, con il maltempo, no. Niente. Esistono alcune forme di assicurazione, però purtroppo però... sono molto onerose, l'impresa agricola. Quindi lei non dice che se uno spara non riottiene risultati? Se fosse così semplice avrebbero già risolto. Lei mi ha detto però che alcune zone ancora si fa. Sì. Ma non è tipico... Non è nostro. Vabbè. Allora, ortaggi, come stiamo? Che portiamo? Che portate? Fatemi sapere quello che portate, perché allora, voglio sapere i prodotti uno a uno. E uno a uno saremo qua fino a domani sera. Non penso che i tempi della produzione consentano. Non possiamo stare fino a domani sera, eh? Ci dicono di no. Allora, però quindi sintetizziamo. Per esempio, formaggi, quali tipi? Ecco, andiamo veloce. Allora, formaggio, la bella cosa che abbiamo quest'anno, guardi, è la serata di gala che presenteremo. L'ha detto. Quando c'è la serata di gala? Il 4. A metà, tra 13. Sì, a metà. È una serata in cui abbineremo i vini del nostro territorio, più precisamente di tutto il territorio regionale, con un particolare tipo di formaggio che è una caratteristica abruzzese, è il pecorino di Farindola. Pecorino di Farindola? Sì. Com'è? È una di quelle cose che purtroppo per averne conoscenza bisogna provarlo. E noi non ci andremo perché non ci potrebbe essere questo dubbio. Perché non è facilmente spiegabile. Pecorino di Farindola? Sì. È un formaggio la cui memoria storica risale al periodo
romanico, quindi la notte dei tempi. Addirittura. È una romani facevano, sì, è una caratteristica molto particolare, molto particolare, che lo rende unico sul territorio nazionale, forse con poche repliche al mondo. Non mangiamo solo quello, però. No, che è cagliato, cagliato. Con caglio di maiale anziché di agnello o di vitello. Con maiale. Sì, caglio di maiale. Sì, con caglio di maiale. È una caratteristica proprio di questo formaggio. Voi siete esperti? Cioè, se siete un pecorino normale, quell'altro lei se ne accorge subito? Beh, quello di Farindola è qualcosa di tipico, è come compongere l'emmental con il parmigiano. Allora si nota. Ti piace? Tanto. Tanto. Tantissimo. Serata di gala, dove, come, quando e perché? Ore 21 al Kursaal. Al mitico, la mitica terrazza sul Allora, Kursaal. Teniamo presente che quest'anno abbiamo fatto questo primo gala. Vabbè, gala. Del vino abbinato ai formaggi. C'è stata un'equipe di 10 enologi che hanno assaggiato il vino e hanno fatto una graduatoria qual è il miglior vino per l'abbinamento a quel formaggio. Quindi già questo è avvenuto. La sera del gala verranno fatte le premiazioni, verranno fatte... Chi premiate? Premieremo i vini e i formaggi, premieremo, e ci sarà a presentare la serata Paolo Lauciani, non so se è il sommelier di gusto di Canale 5. Ci sarà? Spendete. No, è una bella serata, anche perché è una e novità. Poi che si mangia? Solo qua si mangia? No, si mangia, poi c'è il ristorante in Piazza Dalmazia e lì potrete mangiare... No, ma voi facevate la cena prima sul Belvedere, poi ci sta più. No, la cena... La cena è tutta classica seduta, sono un classico. Sì. Non c'è più quella. Non l'abbiamo fatta più, Come i buffet, tutti in piedi. Mi piace, è bello che ci siano a tavola, questa è una fine, è finita qua. Non l'abbiamo fatta non c'è più. Che c'è? Per che l'ha tolto, no? Con? La cena l'ha tolta lei? No, no, assolutamente. Posso garantire. Si è fatta una scelta diversa. Quest'anno comunque il servizio enogastronomico è affidato sempre a un nostro agricoltore, Nicola San Lorenzo, che tra parentesi... Perché l'avete portato Nicola San Lorenzo? Perché sta lavorando, San Lorenzo. Sì. Di dov'è Nicola San Lorenzo? Di Teramo. Di Teramo. Ma c'è la campagna? Sì. Che miseria. Porca miseria, quanti ettari? Un'ottantina. Se tu vai in dialetto, se c'è la tumulata, quanto corrisponde? 4.000 metri. Ti hai detto la tumulata tu? C'è la tumulata? No, la tombolata. La ce l'hai? No. Per 4.000 metri, troppo. Non ce l'ha, manco il nazionale ce l'ha. Voi ce l'avete? Qualcosina in più. Quante tombolate? A tombolate sono tra, diciamo, la proprietà del lavorato, circa una ventina di ettari. Mamma mia! Ah, tieni conto, scusa. Molto impegno. Prego. Abbiamo presentato il nuovo presidente. Presidente? Il nuovo presidente... È un imprenditore, quindi lui è anche lui un agricoltore. Invece di Fabrizio, quindi non dire che non abbiamo portato un agricoltore, c'è un agricoltore. Certo, che fa ortaggi e olio d'oliva. Dove ce l'ha? Qui a Colonia, quindi siamo anche vicini. Siamo. Dove stava il nazionale che è passato? No. Colonia Spiaggia? Sulla collina. Però sulla collina, sostanzialmente. La riserva e Borsacchio là? A 50 metri. Siete ancora? Sì, come no? No, è stata tolta. Diciamo che lì non riperimetrata, no? La diatriba è un po'. Ancora continua, ma voi quindi vi coinvolge? Per una parte dei terreni sì. E che vi comporta? Ma territorio della riserva è un territorio che sicuramente sarà valorizzato. Ma voi comporta qualche fatto? Dal punto di vista agricolo no, perché io coltivo terra, quindi ho fuori perimetro, dentro perimetro. Quindi se uno viene nelle sue tombolate, che vede? Cosa ci sta in questo periodo? In questo periodo abbiamo appena tolto i cereali, gli olivi... Gli olivi rigogliosi? Rigogliosi non tanto, perché escono fuori da un periodo di siccità. Quindi, tanto rigogliosi no. Vabbè, l'ortivo... E pure gli animali? No, gli animali in questo momento no, stiamo rimettendo a norma l'azienda, quindi è un periodo di transizione. Qui invece c'è un altro burocrate, e se tu non sei un coltivatore diretto? No, a me piace mangiare però, è una cosa importante. Sì, approvi, apprezzi, eh? Molto. Allora, su, leggiti il suo programma, dai, che la programma. Dice non mi fate dire niente, dai. Ecco. Che cazzo, non sta assolutamente. È il tuo momento, dai. Giorno 3, agosto, venerdì, inaugurazione 7:30. Puoi guardare per favore la telecamera? No, inaugurazione 7:30.
Ah, prima di tutto. 7:30 addirittura, la famosa colazione. Quella... Prima dell'inaugurazione del taglio del alle nastro. 7:30 di mattina. No, di sera. Allora 19:30. Mi stavo a pensare già alla colazione col pane, col pomodoro. Però mi hai fatto dimenticare, alle 19 c'è la sfilata dei trattori d'epoca. Ancora. Classica, non può mancare. Un rumoraccio, Il rumore, i gas di scarico, è una cosa... È l'ideale sul lungomare. Però fa impazzire, è troppo bella, bella. Sì, anche perché vedere la cura con la quale questi agricoltori tengono Quanti in piedi... Quanti trattori ci staranno? Una trentina, diciamo. Voglio sottolineare che è una manifestazione che si mantiene sul volontariato, quindi ringrazio lo spirito di partecipazione di tutti quelli che si metteranno a disposizione. D'epoca, quindi devono portare quelli vecchi, non quelli moderni. È ovvio. Poi che succede? Poi c'è la premiazione, dopo l'inaugurazione, la premiazione del Massimo Cerasi. Praticamente noi ogni anno ricordiamo Massimo con questa borsa di studio che diamo a 3 laureandi per le migliori tesi sulla... Sul tema dell'agricoltura. C'è l'apporto con l'agraria, questo è? Sì, sì. Abbiamo anche collaborazione con il preside, bravo il preside. Sì. Sempre disponibile. Bravo e competente, è venuto pure qua. Poi che succede? Dai, vai veloce. Poi abbiamo l'apertura delle mostre, la presentazione del progetto a pera, l'apertura dell'area enogastronomica. Confermato il progetto a pera. Quando c'è? A che ora? Alle 8. Che si vede? C'è lo stand della regione Abruzzo dove... Tutti i pomodori a pera. Esatto, con tutti i pomodori a pera. Si può mangiare, no? Beh, lì no, però poi volendo si va nell'area enogastronomica e... E questo pane che dice lui con l'olio, con olio che ha detto? Sì, pane, olio. E pomodoro a pera? Si può fare pure quella sera lì? No, non credo che sia nel menù, però... Come assaggi penso che... Come assaggio, sì. Ci vuoi privare il pomodoro a pera tu? No. Occasioni di questo tipo, dai. Uno intanto capisce qual è il pomodoro a pera. Mi piace quell'altro. Poi si sposta negli espositori dove hanno il pomodoro a pera, lo acquista e poi va a casa. Perché ricordiamo, si può acquistare direttamente lì, sì, no? Sì, assolutamente. Non è che espongono questi poveretti soltanto e poi passate, perché si può fare anche un assaggino. Certo. Ma non dovete esagerare, non dovete andare a mangiare, fate tutti gli assaggini degli stand, va buttete. E non comprate niente, no. È giusto, dai. Non è corretto. Non è corretto, dai, perché si guarda stand, Anche, anche un assaggio a stand alla fine della serata. No, qualcosa sono tutte. Poi abbiamo l'esibizione della nuova compagnia di canto giuliese, sì. Quindi la serata è allietata dalla musica popolare. Folk, lì esatto. C'è canzoni popolari. E alle 9 sull'area del Kursaal c'è il laboratorio del gusto. Cioè, quindi la prima sera si assaggerà. Gusto intenso di per il mangiare. Laboratorio del gusto. Per mangiare solo? No, il laboratorio del gusto è un luogo dove qualcuno spiega come capire se un prodotto è buono o cattivo e quali sono i componenti organolettici. E mentre uno sente questo prova gusto? No, non credo. Certo che prova gusto. Sentendo quello che parla. Certo, tu devi capire, il gusto ti serve per capire se è buono. Ma dico che soffro, poi... Poi sabato 4. Ecco, siamo arrivati a sabato 4. Sì, sabato 4 abbiamo l'esibizione del gruppo folcloristico Selva in Folk, perché ogni sera cambiamo il gruppo folcloristico. E alle... Selva Piana qua siamo. Selva Piana, giusto. E alle 21 abbiamo la premiazione, primo gala di vini da formaggio, condotto da Paolo Laciani. Questi già ne abbiamo parlato, quindi non serve che ne riparliamo. Io non mi intendo di vini, quindi di vini dovete parlare voi. Beh, vieni... Sabato. No, diciamo la gente, perché la gente deve venire. Certo, deve venire. È promozionale questo messaggio, ragazzi. Anche perché allestiremo tesori di fattoria. Allestiremo sul Kursaal quest'area, il galà verrà fatto sul Kursaal, quindi una struttura stupenda. Qui voglio spendere una parola per ringraziare il sindaco Mastro Mauro che ci ha dato la possibilità di usufruire... Sì, questo Kursaal non sempre viene dato, Non sempre, infatti non è semplice ottenerlo, anche perché è denso di eventi. Di eventi, ci piace questo tutto... Perché l'ho visto sempre al paese, perché l'anno scorso non l'ho visto. L'anno scorso non l'hai visto? No, quest'anno quindi devo venire a vedere. Bene. Questo pomodoro a pera mi attare, poi vediamo che succede. Uno già che viene per quello vede tutto. Certo. Perché già dal 3 cioè, abbiamo stabilito. Già dal 3. Poi il 5, grande serata finale. Abbiamo i Caferza della Corale Ebraica. Esatto. Quindi... I nostri ospiti più volte qua, salutiamo Gaetano Torresi i suoi. Ciao Gaetano. Poi abbiamo il laboratorio di gusto, sempre sul Kursaal. Ciao Gaetano, come? Ciao, Gaetano. Tre saluti. Generoso Monti, De Fabrizio e Gaetano. Quindi allo stesso per la par condicio, uguale. Dai, poi... Uguale. E abbiamo sempre la serata del laboratorio del gusto sul Kursaal, quindi sempre l'olio.
daremo spazio all'olio d'extravergine d'oliva del nostro territorio. Qua nella foto io vedo delle cose che tu non citi. Dica. Questi barattolini qua, che ci sta qua dentro? Marmellate. Marmellate e miele. Marmellate, miele, olio, qual è il tipo di formaggio? Salumi. Su quale si è scoperto mo che ci si mette il miele? Che cosa, com'è la cosa? Sì. Che si è scoperto con qualsiasi formaggio si può mettere il miele. Tutto. È un abbinamento. E dimmi allora un altro abbinamento un po' più originale. Altro abbinamento un po' più originale. Solo miele sui formaggi. La marmellata sulla carne. È classico, la marmellata sulla carne. È sì. Classico la pera col formaggio. No, sì, questo lo sappiamo. Al contadino non far sapere, è vero? E invece mi pare che voi lo sapete. Ma come no? I contadini sono prima a saperlo. Pane e fichi, quindi anche i fichi ci saranno. Vedi quante cose ti devo dare, poi che pane e fichi, ce l'hanno i fichi? I fichi non credo. Il questo... pane sì però, il pane c'è qualche pane particolare pure. Il che... pane no. No, il pane e non c'è. E come ammollo uno? Cioè, no, scusa, voglio dire, non ridere. No, non rido. E tu devi essere malizioso. Io no, perché vedo malizioso. Qua un sacco di cose, ma non in quel senso, qua non mi sta a pensare nemmeno io. Voglio dire, vedo un sacco di cose buone, i salumi, io ti devo guidare. Ti ho detto già, i salumi. Quali? Dici, tu ci piaci. Quali? Da capo, una alla volta. Invogliamo la gente. Prosciutto, lonze. Di vario tipo. Salumi. Insaccati, come li vuoi chiamare? Salsicce? Salsicce, sì, certo, salsicce di maiale e salsicce di cinghiale. Quelle là normali, carne e fegato pure. Carne e fegato. Poi, che ci sta? La lonza. Abbiamo detto, poi qualche altro salume? Non mi vengono in mente. Dai, su. Non mi vengono in mente altri salumi. Ma finiti già. La mortadella. La mortadella non è un salume? No? No, non credo che la mortadella. Ma non è tipica. Poi... Non è tipica abruzzese, bolognese. Bolognese, sì. Vabbè, non ci piace. Quindi, vedi, smosse, non ti guido io. Guarda questi pezzi di formaggio gigantesche qua. Vaccini e pecorini. Ci sta il tartufo? Il tartufo assolutamente sì. Vedi? Certo. Pare che e poi io il presento tartufo... io la prossima edizione, di detto questo è qua la televisione. Dai, tu devi invogliare la gente. Il tartufo è un prodotto che poi gli abruzzesi non sanno, ma è uno delle... Bravo. Pure qua su. Esatto, l'Abruzzo è uno dei produttori maggiori di tartufo. Perché costa così tanto il tartufo? Perché bisogna andarlo a trovare, con i cani si va? Bisogna conservarlo, con i cani da tartufo. Anche i maiali. Anche i maiali cercano il tartufo. Sì, annusano. Sì, addestrati, maiali da tartufo ci maiali sono. Maiali da tartufo? Sì, signore. Confermato? Confermatissimo, solo che il maiale per il tartufo è più difficile da gestire, quindi si preferisce il cane. Perché quello se lo mangia appena lo trova. Ma perché è più ingombrante anche da trasportare. Ah, è più ingombrante da trasportare. Si immagini. Quindi il maiale da tartufo lui sente, sì. Avverte dove sta le zone, va bene. Quindi questa è degustazione di prodotti tipici, tesori, bello, tesori. Tesori chi di è che ha avuto questo, che ha dato questo nome? Bellissimo, te lo ricordi? Allora, sì, me lo ricordo. Questa partì con Sapori e Saperi come manifestazione. Poi Sapori e Saperi... Poi l'hanno preso altri Sapori esatto, e Saperi. Esatto, abbiamo visto che era un po' inflazionato, allora abbiamo pensato a un nuovo, come chiamare la manifestazione, e venne fuori. Tesori fattoria. Di fattoria, sì. Presidente, delle manifestazioni che organizzate, questa è quella di punta? Sì. Questa è quella di punta anche per la continuità storica. Che fate voi per esempio a Natale? Fate qualcosa sotto le feste? Sotto le feste facciamo la cena aziendale, facciamo la cena con tutti come tutti quanti. Ma non vale questo, voglio una cosa che vengo per la gente, fate solo questo estivo? Solo questo? Sì. Sì, anche perché... Allora per forza è di punto, ce n'è una. No, ma poi facciamo... ci sono anche altri eventi che noi facciamo durante l'anno. Presidente, allora, su. Sì, dica. Si abbia più entusiasmo. No, molto preciso, metodico, tranquillo, su. Sono abbastanza pragmatico, essendo un agricoltore. Non esce mai fuori dai... questo che invece esce ogni tanto. Ma purtroppo ultimamente mi sta coinvolgendo un po' troppo sto mancando dall'azienda agricola, sono sempre con loro. No? Allora, abbiamo letto, si fa Giulia 9, il 3, 4 e 5. La cinquantina di espositori? Sì, cinquantina di espositori. Di questi prodotti che abbiamo elencato? Sì. Si può degustare e poi si può anche... Ci sarà un angolo del bio quest'anno, quindi ci sarà bio? Sì, degli stand che esporranno prodotti biologici. Per esempio? Per esempio la pasta. Pasta, per esempio olio, l'olio. Per esempio il vino. Tutto biologico? Tutto biologico. Beh, qual è la differenza? Chiaramente certificato. La differenza è la salubrità. Chiaramente certificato. Perché quell'altro non è... Certo. Sempre salubre, però. Va bene. Allora, Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Teramo,
il presidente Roberto Battaglia, neopresidente, che è arrivato. Questo invece è una vita che ci sta. Sempre sorridente, sta bene male, sta contento. Anche quando lo incontro al di fuori di questa manifestazione, lui sorride. Qual è il segreto? Il segreto è non pensare a quello che ti succede attorno, altrimenti dovresti solo piangere. Non dico di quello che, per esempio, l'IMU, Monti, l'IRPEF, no, l'aumento delle accise della benzina, l'aumento dell'IRPEF regionale. Fuori posto, che poi raddoppio le tasse. Lascia perdere. Scusa, diventiamo tristi. Di fuori corso con oltre 150.000 euro di reddito, quindi possono anche pagarlo. Ma non ce l'ha, anche te, c'è il titolo di te. Non stavi qua? Purtroppo no. Ti eri comprato, cosa stai a comprare un terreno, ma oggi? Dipende dalla zona, per esempio. Un terreno agricolo. Dipende dalla zona, perché è molto influenzato il fattore della vicinanza alla costa, perché chiaramente... E qua c'è la costa giù, dove siete voi. Quindi sicuramente è meglio la costa? O no? Dipende dalla produzione, sicuramente. Vabbè, diciamo, se comprare il suo... Lei sta in difficoltà. No, io mi trovo, molto bene, nel senso che anche pur in difficoltà, però piace l'azienda agricola e quindi continuo... Non te lo toglie mai, del resto no. Lei scusi, ma può mangiare ogni volta quello che fa? Qualcosina mangi, insomma. Solo che non ci avete manca una gallina, un maiale, quindi quello che devi comprare. Rimettere a norma l'azienda e vuol poi, dire poi... purtroppo aver fatto anche delle rinunce. Ma poi non lo potete fare, beh? Dall'anno prossimo riavrò i miei animaletti. E quindi avremo galline, polli, agnelli... E che caprette, maialini. E il famoso maiale da tartufo. No, quello no. Evito perché è un settore che... No, ma fatti vedere quando ha detto che non lo portate perché è più ingombrante rispetto al cane, evidente. Ma immagini lei a spostare quattro maialini e quattro cani. È un po' diverso. Io vi ringrazio. Tu che canti, mo che loro se ne vanno? Ti faccio scegliere, giusto per cambiare. No, che è? Dici? Quando, siccome tra poco ritorna la ragazza che parla in continuazione con Giorgini, un secondo, manco se ne accorge. Niente. Sto parlando di voi due. Non gli interessa tesori di fattoria. Niente, guarda se fa una piega. Vediamo quanto tempo resistono dal non intervenire. No. C'è una televisione qua, c'è una trasmissione. Stiamo parlando di voi. Eravate assorti. Adesso il ragazzo ti canterà quella canzone che, di Vecchioni. Che abbiamo il festival di Sanremo di 2 anni fa. Mentre ce lo aspetti, dico io, a volte quando devi partire in birra, poggia con calma. Allora, grazie Presidente, grazie in bocca al lupo per questo. Aspettate ad alzarvi, Sì. Potete alzarvi solo quando lui canta, non va prima. Ci vediamo. Ci vediamo, qua, per anche perché... Mi raccomando, tutti te, presenti. Vediamo se hai capito. Io perché vengo? Perché c'è? C'è il pomodoro a pera. Da non perdere, 3, 4 e 5 agosto a Giulianova Tessori Fattoria con la CIE, fa anche rima, Fa anche rima. Grazie a Mauro di Bonaventura, neopresidente Battaglia. Sì. E ci vediamo allora il 3, 4, 5 agosto. Mentre Loris da Bellante, Loris Pizzi, io lo voglio sempre sottolineare, sto ragazzo, tu lo se ne intendi, viene dalla scuola di Mogol, ha frequentato il corso con Mogol. Che è rimasto bloccato in Grecia. Adesso con notizie di poco fa. Sì. E che è successo? Ha perso l'aereo. Anzi, l'aereo è partito prima dell'orario. Successo ieri. Mamma, ho perso l'aereo. Sì, Mogol. Appena al massimo gol. Vedi? Vedi? Allora, ascoltiamo la canzone di Vecchioni che si intitola... Chiamami ancora amore. Ancora amore, grazie. E poi torniamo con i due sciagurati abbronzati di prima. In bocca al lupo, In bocca al lupo. Barca che volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che non ha più il lavoro, per chi ha 20 anni e se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro. Vero, così belle gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che si sembra al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori della morte. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte
che la inventeremo noi da qui, di musica e parole. Chiamami ancora amor, chiamami sempre amor, in questo disperato sogno, al silenzio il cuore, difendi questa umanità, anche restasse un uomo solo. Chiamami ancora amor, chiamami sempre amore, chiamami sempre amore. Credevo come le farfalle che non puoi togliere le ali, per credere sono come le stelle che non le spengono i temporali, per credere sono voci di madre che credevano di essere perse, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita, dal silenzio il tuo oro, difendi questa umanità, che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. E questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno, dal silenzio il tuono, difendi questa umanità, che restasse un uomo solo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Allora, torniamo in diretta dopo aver ascoltato Loris, bravo naturalmente, con questa canzone di Vecchioni, molto bravo, poi ascolteremo altre due canzoni. Mentre noi entriamo nel vivo adesso con voi. Tu che, perché fai tu, Giulianova? Ride lui, sempre no, no. Ride gli occhi, come la, vabbè, mamma, ma a me che come la povera mamma, no, di Giorgini, che so, gli si chiudevano gli occhi, non si, pare sempre che non vedi, invece come i cocker, no. Sai quei cani, come si chiamano quei cani, barboni, quelli che ci hanno fino a qua, eppure ci vedono. Dici, no, che fai tu? Perché ti hanno chiamato? Vabbè, a parte me, in questo momento di difficoltà. Degli amici, difficoltà, e, nel senso, io faccio tipo volontariato sicuramente. Volontariato, la Croce Rossa. No, l'unica, niente, un po' responsabile nell'area tecnica, però ecco, la scelta anche degli allenatori dal settore giovanile della prima squadra è normale, l'ha fatto la società. Non è che l'ho fatto io. Quindi l'allenatore della prima squadra è Angelo Pagliaccetti. Sì, la società ha scelto Angelo, è normale, da parte mia gli darò una mano, ci sarà tutta la massima collaborazione, però l'allenatore è Pagliaccetti. Avete collaborato mai in passato? Ma io allenavo e lui stava con me, faceva il secondo. Ma quindi è vero, già avete, sì, no, avuto una collaborazione. C'è stata già la collaborazione, quindi per me Angelo, se era un altro, era la stessa cosa, perché io do una mano più che altro per il fatto di Giulianova. Quindi ti hanno chiamato come bandiera, ma anche tecnicamente, responsabile dell'area tecnica, ma attualmente è così. No, una cosa è certa, che io gli darò una mano anche sul campo sicuramente, quando posso allenerò durante la settimana, però la domenica sicuramente no, perché io sinceramente
Era un campionato che non ho fatto mai, non conosco il campionato, quindi non mi andava assolutamente. Angelo ha avuto l'esperienza invece. Angelo ha avuto l'esperienza, non conosco che, nemmeno. Il dirigente nemmeno, che ha avuto una grossa esperienza. Non conosco e poi nemmeno. Vogliamo parlare di queste due bandiere che sono state appunto issate su questa nuova iniziativa, che sono Emilio Tuccella e Peppe Tortorici. No, io penso che si sta riportando veramente Giulianova come era una volta. Ma non è perché c'è Giorgino o Tuccella, nel senso io penso che Giulianova deve ritornare a essere Giulianova. Purtroppo negli ultimi anni qualcosa non è andato, bisogna cercare di ricreare l'entusiasmo, lo so che per la categoria non sarà semplice, però di ritornare a fare delle cose serie, e penso che sia la cosa più importante, ecco, in un momento difficile per il calcio che... Basti guardare tante altre città. Come... Lo so. Senti, io poi ti dico le cose che si mangiano qua a Giulianova. Tu dimmi se questo lo mangiano, ogni cosa che ti dico devi dire sì o no. Bistecca di manzo. No, io no. Dici sì o no? No. No. Hamburger. No. No. Tagliata. Se per me può chiudere. No, no, ma se per me può chiudere. No. Devi dire sì o no? Perché... No, io no. No, no. Salsicce. Mai, no. Arrosticini. No. Vediamo qua, formaggio fritto. Ma anche formaggio, ma fritto. No, a me piace solo che... Patatine. No, no, fritte no. Cocomero a fette? No. Ma tu pensi se queste avessero tutti i clienti? Vabbè, ma... Infatti sono un po' particolare. Ma che mangi allora tu? Dimmi un no, menù. No, io tipo. Mangio... Un menù tipo. Ma carne bianca. Cepollo, capetti di pollo. Sì, sì. Petti di tacchino. Secondo me. L'imitazione da vabbè, sportivo. Vabbè, ma è l'abitudine. Io poi, per me il mangiare... Poi la minestra no? Sì, il primo in bianco, al giorno. In bianco. Beh, sinceramente per me è il piatto preferito, dopo ognuno. Beh, per esempio che? Maccheroni col burro? No, il burro, un po' d'olio e parmigiana piace. Cioè, maccheroni con l'olio e parmigiana? No, qualsiasi tipo di pasta. Vabbè, ma per di colore... Però per me ecco, il piatto preferito è quello, dopo. Quindi pomodori a pera, niente? No, no. Ne fa sentire niente. Ma manco la frutta, manco i cocomeri. No, mi dà fastidio. No, la frutta a me piace, però ecco, le mele, dipende dal tipo di frutta. Se, no, no, a me piace qualsiasi tipo di frutta. Io per esempio, no, no, in convento, l'uva, che a me piace molto, no, mi dà fastidio, allora preferisco. L'uva ti piace? Sì, no, ma la frutta qualsiasi tipo no, di frutta. No, per cocomere... Non lo digerisco. Non lo digerisce, beh, con l'età. No, no, ma da sempre. Con l'età. Allora, tu, vediamo tu, bistecca di manzo. Nessun sì. problema. Hamburger. Va bene anche. Tagliata. Perfetto. Salsicce. Passo. Arrosticini. Passo. Formaggio fritto. Non pervenuto. Patatine. Faccio fatica. A che? Non gradisco particolarmente. Quindi una la possiamo togliere. Cocomero a fette. Non in via preferenziale, ma sì. Già questo è un cliente. Un cliente migliore, se no si va tutti come Giorgini, che si chiude. Allora, capite il menù che cosa mangia lui perché sta bello magro, secco, si può contare le coste quando... lo so. Una volta si è dovuto fare i raggi, si doveva fare, ha messo al sole il medico e ha visto benissimo come stava, senza andare su, perché se i raggi fanno male, no? E allora... Senza raggi. No, pasta, non abbiamo detto quale, con olio e parmigiano. Faccio le alternative, il minestrone, per esempio, di verdure, lo mangi? Sì, dipende che c'è... Siamo senza aspetti, io non è che non mangio... Il timballo, lei viene il timballo? No. No, non è che non mangio la pasta col sugo, però preferisco in bianco. Se la devo mangiare, preferisco. La mangio. Ma non è che deve essere una tortura? No, ma infatti una tortura non me la faccio perché ma mangio quella che... Mi... Che mai? Che mangiavi ieri, ricordati? Ieri, il pesce poi mangi, ti piace il pesce? Sì, no, il pesce. No, fritto ovviamente. No, no. Arrosto. C'è una bella frittura di pesce senza spine, per esempio. No, no. Una bontà. Anche io non preferisco la frittura. Che preferite voi? Arrosto. Arrosto. E invece io vai con le mente a voi. Io mangio tutto di questo. Se mi invito, no, vado là. Tu pure, beh? Pure tu hai capito già, non ripeto adesso. Ti fa bene alla voce, dice. Bel formaggio fritto, ma la voce dice che è eccezionale, sapevi? Questo sì, è vero. No, il miele che fa bene alla gola è vero. Almeno così si dice. Allora, torniamo allora al tuo compito, rispiega bene che cosa devi fare e se già lo stai facendo. Ovviamente ho già cominciato da 6 giorni a questa parte
ripeto, reperire risorse umane, affettive, amicali e quant'altro, di disponibilità di persone interessate a condividere con noi questo progetto del Giulianova Calcio, che come definizione piace tanto al nostro Marcozzi. No, beh, ma io posso dire ogni volta Giulianova Calcio? No, effettivamente è un po'... Buongiorno direttore, visto che ti ho portato, Giorgio ti ha portato. E dare anche un provare a dare un'immagine ulteriore rispetto a quella data fino ad oggi, anche nel passato, al Giulianova. È vero che adesso da Catanzaro il tuo maritino Girolamo ci sta guardando prima dell'allenamento, quindi prima dell'allenamento, lo saluto. Alzato, saluta allora. Lo saluto. In maniera compassata, non mi sbilancio. Senza entusiasmo. No, a lui arriva comunque. Hai capito, eh? Dico, tutti i giocatori che stanno a vedere in camera. Mi auguro di no, insomma. Ma ti conoscono, sì. C'è pure Carbonaro, sì. Ci sta. Anche Paoletto, saluto anche pure Paolo Carbonaro è andato là. Sì. Vabbè, insomma, quindi praticamente mi sembra che come organizzazione societaria, ci sia. Da quello che si sta cercando di dare, sia quasi professionistica, mi pare di capire. Cioè, questa è la novità. Sì. Sì, poi anche si sta cercando di dare una giusta attribuzione dei singoli ruoli, e questo è importante. Distinguendoli, evitando anche degli appiattimenti gli uno sugli altri, un giusto interscambio, ma ognuno deve avere il proprio e portare avanti un compito nella maniera più professionale, più attenta e produttiva possibile. Allora noi lo dobbiamo dire, perché non ci possiamo nascondere. Quando io ieri ho fatto la domanda a Pagliaccetti, dice: ma la società ti ha detto di vincere? Lui ha detto di no, però ha aggiunto: siamo il Giulianova, non ci possiamo nascondere. Come si può commentare questa frase? O lo dice per dire? No, sicuramente c'è la voglia di fare bene. Fare bene inevitabilmente crea un ponte d'oro rispetto ad un risultato poi di domani, vale a dire ottimizzare questi risultati. È chiaro che il risultato migliore è quello di andare subito, vincere il campionato e quindi andare subito in Serie D. Non ci nascondiamo dietro un dito, questa è l'aspettativa, il sogno. Io sempre ripeto questa parola, sogno di tutti quanti noi. Perché condivido quello che ha detto il mister Giorgini, certamente si fa fatica ad accettare il Giulianova relegato nell'angusto ambito dell'eccellenza, e però non dimentichiamoci che siamo a Giulianova, con tutto un portato di storia, di tifoseria, di valori, e che sono certa torneranno a vivere, non dico a rivivere, ma a vivere, perché comunque l'affetto della giuriosità c'è sempre stata, anche negli anni passati, un po' sommersa, però sono certa che oggi tornerà forte. Non è solo un auspicio, ma vuole essere una sorta di premonizione, quindi mi auguro di avere conferma di quello che stai dicendo. Dicevamo che invece, tu l'hai sempre detto, insomma, di passaggio deve essere questa eccellenza. Io vedevo il direttore qua, vedo che Giovanotti c'è passato in questa... Io guardavo lui quando faceva le trasmissioni, le faceva ugualmente con entusiasmo, insomma. No, ma non è il discorso... Poi sono partite anche dalla promozione. Sì, è successo però a Teramo. Bisogna... Ma la stessa cosa è successa al Perugia, quando io allenavo lì alla Terna del Perugia, ritornò, mi sembra, in regionale. Sì, sì, sì. È normale che la delusione fu tremenda. Addirittura Perugia aveva fatto la Serie A, quindi... Però dopo, invece, rifacendo una società locale, ritornò l'entusiasmo, faceva 4-5 mila... spettatore, ciò che non faceva era interregionale, e quindi non lo faceva nemmeno in C1, quindi adesso è ritornato l'entusiasmo. È normale. Perugia Terni, sempre questa rivalità eterna? Sì? No, sempre. Quindi sono contenti? Sì, sì. Teramo adesso... sarà contento. Sono contenti? Che siamo in eccellenza. Ma guarda, io ti posso dire... ti posso dire... Il derby è l'unica cosa, perché guarda, è un campionato terrificante, ma te ne accorgeranno verso Normanna, Melfi, ma che sta Salernità. A parte, mi sembra che solo per quest'anno la C2, per me deve scomparire. Sì, la C2 non è meglio di tre girone come una volta. Ma sì, ma anche perché, a parte, 20. Io l'ho detto sempre, sono contrario al discorso, il fatto anche dei giovani, i contributi se gioca un ragazzo. Sì, l'hai sempre detto, no. O è bravo e allora gioca. Se no sta diventando un campionato proprio che non serve a niente. Infatti l'anno prossimo ritornerà ricordo tecnicamente era scarso. Ma infatti è quello, ma è normale una squadra che se dai la possibilità, se giochi dei ragazzi, allora ti do dei contributi, e che campionato viene fuori?
Allora, se invece sono bravi, giocano. Oh, giocano, se no è come allenatore, giocatore, è normale. Ma io penso che un giocatore, un ragazzo, se è bravo giochi, se no vuol dire fare un'altra cosa, si va a divertire. Oh. Tu poi, ne parlavamo mentre venivamo a te, non sei molto severo per il calcio scommesse. No, io l'ho detto sempre, mi dispiace, io sono... Per la radiazione? Sì. Per qualsiasi, parlo di giocatore, dirigente, direttore sportivo, se uno aspetta, se uno è coinvolto veramente, io non sopporto assolutamente mai, l'ho sopportato una cosa del genere, che uno gioca contro la propria squadra. Questo è il massimo. È una cosa, penso, vergognosa, per un semplice motivo. Io non accetto, come qualcuno dice, vabbè, ma in Serie A prendono i miliardi, in Gio prende poco. Allora uno cambia mestiere, perché io tifoso mi faccio 1000 chilometri, va a perseguire la squadra, vado a fare, spesso succede degli incidenti che non debbono succedere, questo si vende la partita. A me sinceramente su certe cose sono drastico, non l'ho fatto mai e non lo farei mai, perché io sono stato miei giocatori. Tu sei stato giocatore e più l'anno scorso, io sono stato quasi tre anni a Ternana, è successo con Sartor, che devo dire la verità, io ci metterei la mano sul fuoco che non ha mai giocato contro la mia squadra, perché ho visto le prestazioni, lui è molto legato, però è stato coinvolto in una situazione e sinceramente io non, con me non si è mai parlato di certe cose, perché sa con chi sta forse a che fare. Io penso che il calcio deve ritornare, se il calcio è uno sport, è un divertimento per me, io da giocatore è stato sempre un divertimento, in più ti permette di vivere bene, specialmente a certi livelli. Quindi non è concepibile per me che uno deve succedere certe situazioni. È normale che prima che uno prenda certe decisioni debba essere sicuro, perché il discorso spesso del pareggio sono cose che si fanno un momento. Beh, questa è un'altra cosa. Ma non è che non si è fa. Scommessa. Ma non la scommessa. Cioè, è una partita che un pareggio sta bene. Ma sta bene, se là non serve nemmeno che uno si mette d'accordo. A fine campionato succede. Però ti dico la verità. Quindi sei per la radiazione? No, io sì, mi dispiace. Chi è colpevole? Sì, quando si accerta che proprio. Se uno è certo, è sicuro, mi dispiace, perché il calcio, io l'ho detto, è un divertimento, ti permette di vivere bene, specialmente a certi livelli. E dopo uno che fa. Non gli basta mai, si dice che non gli basta mai, però. Non gli basta mai, ragazzi. Pure a me piaceva. Che cosa? No. A chi è che non piace a vivere bene? E ci sta gente che qua non riesce ad andare a fine mese, esatto. Diciamo le stupidaggini, no? E però tu mangeresti sempre, anche se stai benissimo, sempre un po'. No, io sempre, ti dico la verità. Sempre pasta asciutta. A me dispiace una cosa sola, a me dispiace quando le persone stanno in difficoltà, a me dispiace aiutare certa gente invece che stanno in difficoltà di farle vivere tranquillamente. No? Che quante promozioni hai fatto col Giulianova? Compreso anche il settore giovanile. Due campionati settore giovanile Beretti consecutivi, dopo ha vinto due campionati col dalla Serie D fino alla C2. Qual è il più bello? Qual è stato di questi campionati? Sicuramente quello più sofferto è stato quello dell'interregionale. Serio? Sicuramente. Il dopo è normale, sì. Dopo il gol discorso di Pugnitopo al 91esimo. No, ma dopo cambi difficili, cambi squadre forti. Caserta. Racconta un po' che cosa. Sono racconti quindi. Arriviamo a Caserta, clima di grande intimidazione. Sì. Allora io parto da questo principio. E quelli già minacciavano. Il calcio non è morto. Dici che fatto, dillo. No, io dissi una cosa sola. Siccome io già sapevo che la settimana prima era successo un episodio con l'Angisia Luca. Succede nel calcio al sud prima, adesso un po' di meno. Che no, ti dimorisci, le solite cose che si dicono. Le minacce, cioè, stavo là. Le minacce. Allora io non dissi niente alla squadra, sapevo. E allora prima, quando col pullman andavamo lì a quando scendevano i giocatori? Io appena lì ci stavano spiazzati, ci scortò la polizia dell'ordine e dopo uscirono fuori. Quindi siamo stati un po' circondati dalla tifoseria. Allora siccome io già sapevo tutto, me lo immaginavo, e disse a un giocatore che avevo portato con me, si chiamava Caruso. Caruso! Che era pure lui di Napoli. Là dove l'acqua?
gli dissi: stammi dietro, non dire niente. Non dire niente, stammi dietro. E io me ne accorsi appena scesi, che uno che parlava sempre, appena vide questo qua, io mi buttai subito su lui, perché è quello si, che poteva. Si tolse il giubbotto, dice, no, prima di toccare questo dovete passare di me. Noi potevamo rischiare sicuramente, certo, però in certe situazioni devi avere invece coraggio. Si fermarono. E loro invece rientrarono, le forze dell'ordine, fuori tutti dagli spogliatoi. E però vi gli sfogliatoi strani, tutte stanzette. Sì. Dopo infatti uscirono fuori, però in certe situazioni bisogna fare... Come finì? Vincemmo 1-0. Chi segnò? De Feudis. Tu? Su calcio? Di punizione. Di punizione, sì. Piano piano, palla 1-0, che bella partita. Vicino però lui vede, non è questione di eroe. Io penso che in certe... Ma io anche da giocatore dico la verità. È più bello comunque questo, è più sofferto, no, quello della quello D. Fu... Ma anche perché stava una squadra forte, era da squadre da Serie C. Albanova, mo con tutti... Sì, ma io pure il campionato dell'anno scorso del Teramo, no? Ma parziamo. Voi avete, sì, no. Tu e Berardo avete visto le partite infuocate, No, a parte ho visto, dopo ho visto delle squadre, io ho visto il girone d'andata, dopo sinceramente forse... Qualcuno ha mollato. Io ho visto il Pesaro a San Benedetto, il girone d'andata mi fece un'ottima impressione, in G non c'era squadra. Questo è la San Benettese, il Teramo. Quindi spesso il campionato interregionale è più difficile al campionato C2. Lo so. Quindi, ma adesso con la riforma diventerà un campionato di ferro, tra la vecchia C2 diventerà. E dopo dico la verità, pure la C è più bella, dai, il campionato tre gironi da una volta. Tre gironi da 20, A, B e C, è vero? Sì. Quindi quello è il campionato più sofferto. Sì, Giuliano, per me è stato il campionato più sofferto quello dell'Interregionale. Dopo è normale, la C per la C1 è più... Il pareggio di Pugni Topo a Frosinone. Ah, quello... Sì, è una cosa che io ogni tanto rimetto la cassetta e io piango e tu piangi. Sì, i brividi. Me è normale. L'unica cosa che ci uccide è quel finale là. Che alla fine voglio sapere, poi ce lo devi dire dopo tanti anni. Gliel'avevi detto tu a Pugni Topo di scendere senza farsi vedere, perché venne completamente ignorato. No, Briato stava battendo il calcio di punizione e non batteva. Senza l'allenatore è normale, l'allenatore dà sicuramente dei... Arrivò in salutato ospite. Delle cose Briata che bisogna fare. Però dopo no, Briato fu un capolavoro sulla testa proprio. Anche se noi quella partita non la meritavamo di ricordi perdere. Che stavamo in 10? In 10 dopo 10 minuti. Dopo 10 minuti. Però bisogna dire anche il Frosinone era un'ottima squadra, era forte pure il Frosinone. La forse le squadre che meritavamo tutte e tre, noi. Ma infatti poi noi facevamo tutto quel... Poi vennero ripescate. Però è stata più una bella soddisfazione perché vincemmo il campionato. Poi vennero ripescate. Sì. E di cui l'anno successivo ci fu Giuliano Frosinone, dove la famosa Giuliano Frosinone culone, quella è la vera. Sì, quella là. Non quella, quella era più drammatica. No, era più drammatica perché noi dovettimo io al povero Roberto Maestro Mauro gli disse guarda no, che ho qui allora. E gli fece vedere la pistola a me mi disse devi stare zitto, mi fanno male le orecchie, cioè che non potevo fare la radiocrona, dovette andare a nascondermi e dire guarda siamo ancora 1-1 e chiudevo. No, ma dopo quello che fece Roberto Maestro Mauro a Frosinone che se la sapeva chi era Roberto Maestro Mauro era decisiva quella partita, anche perché nel finale era 7.000 spettatori, si mise dietro la porta di Merletti, che era il portiere commissario. Che era un commissario di campo e si mise quindi davanti alla rete dove stavano i tifosi del Frosinone. Se l'avessero saputo lo ammazzavano. No, tant'è vero che a fine partita lui si sentì male, svenne lo spogliatoio. Dopo l'attenzione svenne lo spogliatoio. E si mise là per dare sicuro a Merletti, che era giovane, portiere, che quindi andò bene. Però sai che c'è sono cose che rimangono. No, rimangono, in più il calcio si viveva anche queste in cose insomma, a livello. Quindi quello che dicevo prima, il discorso deve ritornare, il calcio a essere questo. Cioè, tornerà. Ma non è solo giù. Tornerà? Speriamo. Arriverà? No, a livello di serietà sicuramente deve ritornare. Se no, io l'ho quindi detto. Arriverà? Arriverà. Ti ho dato il gancio. Non arriverà. I risultati non lo so, però. Siamo pronti per fare. Per certe cose deve ritornare per forza. Che cos'è che ci canti adesso? Questo ci piace, Questo è contemporaneo, No, moderno. Ma... Prego. Arriverà. Cos'è? Arriverà. Arriverà. De Modà, Emma con Emma. Emma con i Modà. Invece noi ci accontentiamo di Loris. Va bene? Benissimo. No, lo diciamo dopo. Intanto vai. Piangerai come pioggia tu. Piangerai e te ne andrai come
le foglie col vento d'autunno. E se tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà. E cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai, e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma sì, sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Loris, da capo. Da capo. Ci è piaciuto troppo, da capo. Bel bis. Da capo. Buongiorno, se Presidente. Se mi fai ricordare... Da capo. Va bene. Ab inizio, va bene? Ci è piaciuto troppo. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certo che mai ti perdonerai. Ma sì, sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Penserai
che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e No, ancora detto non è possibile, ma lo volete ingaggiare questo ragazzo? Sì, è forte, bravo, è forte veramente. Qui è bravo veramente. Creiamo l'inno del Giulio 9 e lui lo canterà. Sarebbe un onore. È un onore, che già hai detto così, già ci piace. Allora, ma tu quanti anni c'hai? 22. 22, te? Intanto abbiamo, ci proviamo a fare strada perché noi le porte sono sempre chiuse, quindi abbiamo fatto i casting di Amici, dove c'era Emma, l'amoroso pure. Quindi. Hai fatto il casting di Amici? Sì. Ma non l'hanno preso, la prima preso Emma, preso Emma. La prima è andata, diciamo, andrà bene. Ah, già sei tornato, hai superato già. La prima, sì, aspettiamo, la prima l'abbiamo superata. Hai superato già il primo casting. Poi con un pezzo inedito che te la giochi, diciamo, doppiamente, quindi con un pezzo inedito. Vabbè, canta, se senti accanto a questo, poi se sono dei, non voglio dire, se se la comprate, se sono messo sotto i no, bravo, bravo. Come fare in via Loris? Dai, su, contate. Poi per chi mi vuole seguire... Chi è che decide? La Di Filippi, quella voi, chi decide? No, Di Filippi non c'era, c'era Rudy Zerbi. Guarda che la goccia palata, mi state pratico. Poi? Grazie di Michele. Chi? Grazie di Michele, che ha fatto una canzone, avrà fatto. Beh, che hai cantato? Io ho cantato Il Chimico, un pezzo inedito. Il Chimico? Sì, che parla tu, del tema... Ah, cantare un pezzo inedito. La c'è una canzone che si chiama Il Chimico? Il Chimico. Vabbè, dopo ci torniamo. Che diciamo ai tifosi? Tu sei l'idolo dei tifosi, lo sai, no? Da sempre. Che l'idolo, quando torna Giorgini, che palle. Beh, è tornato Giorgini, che cosa gli puoi dire? Che gli vogliamo dire? No, che devo dire che... Dai, dici. Bisogna ritornare tutto allo stadio, questo è sicuro. È deserto. Sto questo va da solo, anche perché penso che negli ultimi anni vedere il Farini, io ho visto tutte le partite, era una desolazione. Diciamo, quante volte abbiamo vinto? Quello, per il per lo pubblico? Sì. Tutta sì, ma la forza del Giulianova è stata sempre quella. E quindi speriamo che possa ritornare, non dico... Per il momento non penso che ci si sarà... Non si sa. Non si sa. Però qualcosa sta ritornando. E dopo, io lo dissi pure in una trasmissione a Pescara. Si parlava dell'Abruzzo... Ah sì, dai, ricordo questo. L'ho visto. Giuliano, massimo rispetto per di tutto, Pescara, Lanciano, tutti ti dissero. È stata sempre la passione del calcio. Quindi c'è stato sempre. E speriamo che si possa riportare veramente tutti la tifoseria di Giulianova, perché dobbiamo dare dimostrazione che almeno ritorniamo tutti al campo. È normale la categoria, è quello che è, piano piano. E avete fatto questa piccola chicca di primo allenamento al Fadini in un orario insolito alle 18 per permettere ai tifosi di poter fare il primo alle 18 di martedì. Io penso che è importante per i tifosi, però è importante anche per la squadra. Alle 18, senso. Giustamente. Io l'altro giorno ho parlato l'altra mattina per la prima volta con la squadra, perché mi ha presentato,
è normale, io ho detto che c'è una grossa responsabilità sia da parte dei giocatori che dell'allenatore, perché sulle piazze importanti è normale che c'è più pressione, però c'è anche più soddisfazione se le cose vanno bene. Quindi la prima cosa è bisogna da lì, sarà dilettante sulla carta, però non dico che debbano fare quasi professionisti al 100%, però quasi. Ma tu sei famoso perché la sera giravi, andavi a vedere nelle case se stavano a dormire, se stavano Francesco, fuori, e succedevano le tragedie. No, c'è una cosa sola, che è normale che adesso, prima sì, adesso sono cambiate le cose sicuramente, però una cosa è certa, io faccio l'allenatore, l'ho fatto fino a 2 anni fa, quindi l'anno scorso non mi sono accordato del com, però a me piace. Una cosa è certa, che adesso il giocatore c'ha più libertà rispetto a una volta, però... Una cosa è certa, che con me chi sbaglia è la fine. Senso, io l'unica cosa che ho fatto sempre... E questo lo ricordiamo. No, questo l'ho fatto in qualsiasi posto, l'ho fatto a Terni, l'ho fatto a Ancona, in qualsiasi posto. Una cosa è certa, che chi sbaglia dopo, io lo dico una volta... E mai più. Non è che faccio guardione... Però chi ci capita è la fine. Dopo, o titolare o non titolare, non esiste come... No, può chiedere a qualsiasi. Certo. Perché, e dici tu? L'ho detto sempre, il calcio è fatto di sacrificio, è un divertimento. Allora, però, se uno vuole fare un'altra scelta, è la cosa più bella che, la cosa più bella che c'è per rendere la domenica, deve fare una vita a un certo. Che dice lei? Voglio usare una terminologia forte. Considero la tifoseria giuliese un po' l'anima del calcio. E quindi fino ad oggi abbiamo visto solo gli uomini in campo. Non c'era, c'era l'animo degli uomini in campo, ma non c'era l'anima in senso generale. Mi piacerebbe respirare quei tempi, quei momenti anche di pasti, di lode che il calcio giuliese ha vissuto. Che tu non hai vissuto, ma ti hanno raccontato. Ho vissuto anche, quando mi si consentiva di venire allo stadio. Ricordiamo che la signora qui è la figlia di colui che era all'epoca capitano della compagnia di Giulianova. Esattamente, mi proibiva di andare allo stadio. E poi è diventato generale? Attualmente... Ha comandato la compagnia di Teramo. D'Amelio, Francesco D'Amelio. Esattamente. E poi? E poi varie peripezie, giri strani, adesso in ausiliare, tecnicamente. Quando lui era capitano, veniva al Fadini già? Venivo quando, ripeto, mi si consentiva di uscire dalla caserma. Era pieno? Pieno è un eufemismo, insomma, era... Bene. Bello, bello veramente. Quello vogliamo, quello volete. Allora, e anche più. Chiudiamo con una canzone di Loris, che a me piace, perché è una canzone di Enrico, bellissima. Qual è? Lontano dagli occhi. Allora, prima di chiudere, vogliamo ringraziare tutti i miei colleghi che si sono avvicendati nella conduzione di questa trasmissione, perché abbiamo l'onore e l'onere di chiudere questo circo di prima di tutto, perché è l'ultima trasmissione in diretta prima delle vacanze, che anche noi cerchiamo di prenderci. Ringraziamo allora tutti i miei colleghi e soprattutto i tecnici, che sono sempre molto molto pazienti. Li saluto a nome di tutte e due. Al nome di tutti i tecnici saluto i due che sono qua, e cioè Giancarlo il paziente, il Simone il disponibile, poi ci sono anche quelli un po' più cacacazzo, ma quella è un'altra cosa. Li saluto ugualmente, li abbraccio, perché... E poi Pier, come si chiama? Perché ridi? È qualcuno un po' più così. Ditemi, non mi fate dimenticare nessuno ormai. Pietro, Sergio, abbiamo finito? Ecco, sempre loro sono. Uno vede se sono le telecamere, ma sono di qua, di là. E ringrazio anche la direzione, ringrazio anche il Presidente del Consiglio, che non è quello che ci sta adesso, che non è che si può ringraziare tanto, dove si può? Dove? Grazie a tutti, grazie agli ultimi due ospiti, ci rivediamo a settembre. Loris, che c'è? Per ricordare gli appuntamenti miei. Che la pubblicità all'improvviso. Dici, parla forte, Perché mi vuole seguire, sarò mercoledì a Ripattoni d'Arte, la manifestazione della Ripattoni. Ripattoni d'Arte, poi? E poi tutti gli altri eventi, date da confermare, sono sul sito internet www.spizzi.it e il 12 agosto sarò a Lecce a cantare. Ma se la fate? Dove sei il 12 agosto? A Lecce, a Matino. Ah, Lecce. A Matino, Lecce. A Lecce. Come si chiama? Matino. Sì. Parlo di Matino. Berardi ne sa qualcosa. Tutti vincono a Matino, tranne due squadre, Giulianova e Teramo, due pareggi. È famoso perché è un campo terribile, e alla fine della partita il custode apriva una porta e uscivano le galline a pascolare nel campo. Questa è storia, è vero? E là siamo stati, quindi che paura possiamo avere? Siamo stati là, lontano dagli occhi. Loris, grazie, buona estate a tutti. Grazie a voi. Che
cos'è. C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Stasera i bambini per strada non giocano più. Non so perché. L'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontana dagli occhi, lontana dal cuore. Sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana. Ora so che cos'è quell'amaro sapore che resta di te. Quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi. Quando non sei con me, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te.